Daniele, siamo al secondo slalom di Amendolara, categoria RS 1150. Abbiamo a Fusto Giacomo che fa la sua la prima vittoria in assoluto. Con quanti concorrenti? 8 partenti. 8 partenti, non stiamo scherzando. Quindi ha fatto il primo su 8. Le tue sensazioni? Iper emozionato, perché è la prima volta che comunque corro su questa strada con queste gomme. È stata sudata, ci sono stati altri 7 cavalli da domare. È stata iper sudata, però l'abbiamo scampata. Ci siamo riusciti finalmente dopo tanto tempo. Diciamo che hai fatto anche la gavetta, hai tra virgolette sopportato qualche posto in retrovia. Adesso è un tuo riscatto questa gara. Sicuramente sì. Bene, allora volevo fare solo un piccolo ringraziamento. Tutto. Volevo dedicare questa vittoria a mio fratello, che non c'è. Beh, è a casa, non è venuto, è stato impegnato, però mi ha seguito da lontano. Volevo dedicare innanzitutto a lui. A posto così. Io sono a posto. A posto così. Bene, di fianco a te c'è un grandissimo amico. Lo vuoi presentare tu? Fraterno, lo vuoi presentare tu? È Salvatore, da poco anche lui nel mondo delle corse, però già si sta facendo valere tanto. Allora, Salvatore, tu in questo momento diciamo che ti sei classificato a metà classifica, ecco, però stai pagando lo scotto del noviziato come l'ha pagato lui. Non che corro, quindi ci sta. Poi quest'anno con queste nuove gomme la macchina è completamente diversa, quindi va bene. Sono contento anche del mio risultato. E so che hai gioito per la vittoria del tuo amico. Certo, sono contentissimo per lui, che se lo merita, che è un ragazzo in gamba. Siamo come fratelli e sono super contento per lui. Siete due grandi amici, grazie a tutte e due. Grazie a te, Rana. Ciao, alla prossima. Ciao! Iniziamo dalla RS 1150. Terzo classificato della Crono Racing su Fiat 600, Giuseppe Sproviero. Giuseppe, hai un tipo di parte tu, A seguire, sempre della Crono Racing su Fiat 600 Sporting, Greco Mario Francesco Pio. Della New Generation su Fiat 600, alla sua prima vittoria, chiamiamo Giacomo Fusto. Forza Giacomo. Favore di telecamera, alzate le coppe, fatevi vedere. Questo è l'RS 1150, grazie!